Non si sforzi, eh? Non si preoccupi. Linda. Allora, qualche novità? È venuto uno della polizia. Gli ho raccontato tutto, ma mi è sembrato piuttosto diffidente. È logico che lo sia, la faccenda non è certo chiara. Ricordati che loro non hanno prove. Basterà che non cambi la versione dei fatti. E se dubitassero di te, mostrati molto indignato. Sì. Va bene? Sì, ciao. Commissario, venga, si accomodi. Eccomi di nuovo. Bene, allora, quali misure avete adottato? Per il momento faremo controllare tutte le fasi della consegna del denaro. Ma come? Tutto qui? È il mio capo che l'ha deciso, ma nei sequestri di persona si fa sempre. Sapesse quanti imprevisti possono capitare. Deve ammettere che quella faccenda del milione di marchi può dare un po' da pensare. E il mio capo è estremamente riflessivo. Io invece no, ma non se la prenda con il mio capo, lui è fatto così. Voi sospettate di me? È assurdo. Voi sospettate di me, lo ammetta. Piano, signor Markart, cerchi di mantenere la calma. Io farei qualunque cosa per riavere Marlis. Me ne frego dei soldi, non mi interessano. Io amo mia moglie. È l'unica persona che sia riuscita a capirmi. Io l'amo. E voi... voi sospettate di me? Sì, certo. Lei ha ragione, signor Markart. Ha perfettamente ragione. Vuole sapere come la penso io? Io penso che ogni persona è innocente finché non viene dimostrato il contrario. Già. Questa è la mia teoria. Tutto quello che lei ci ha detto corrisponde alla verità, non è forse così? Certo che corrisponde alla verità. È vero che sua moglie aveva un appuntamento in palestra lunedì sera, ma non c'è andata. Ah, ho controllato in banca, è vero che sul suo conto c'è rimasta ben poca roba. Non era così su quello di sua moglie, ma ormai anche quello è prosciugato. Lei non ci ha mentito, signor Markart, e questo depone a suo favore. Sono stato anche dal notaio, il dottor Hesse, che mi ha detto che sua moglie aveva depositato un testamento presso di lui in cui risulta che lei è il legittimo erede. Questo non lo sapevo. Strano, il dottor Hesse dice che lei ne era al corrente. Naturalmente, il dottor Hesse non mi ha mai sopportato. Le avrà senz'altro parlato male di me. No, no, al contrario invece. Mi ha detto come lei ha dovuto, per un infortunio al braccio, interrompere la carriera tennistica e che è incredibile quanto si sia dato da fare per ricostruirsi un'esistenza. Io ho preso nota di tutto e devo dire che alcune cose le trovo fantastiche. Lei ha fatto il cantante, è stato buttato fuori in un night, ha fatto l'animatore, ha affittato imbarcazioni e in tutte queste attività non ha fatto che accumulare debiti, ma non si è lasciato abbattere e ha sempre lottato. Ho fatto anche il pittore sui marciapiedi di Parigi. È davvero ammirevole. Non si è proprio tirato indietro davanti a niente. Ma poi ha sposato Marlis e questo ha significato finalmente la svolta. Lei ha voluto dimostrare a tutti che Henry Markart può riuscire a rialzarsi da terra se vuole. Non è così? Sì, sì, certo. Ma adesso che succede? Ho una bella idea per la testa. Forse è un po' azzardata, ma se funziona i rapitori sono in trappola. Non dovevamo sentirci solo per telefono. Innanzitutto un bacio. Ciao. Ho cambiato due metropolitane, sono più che sicuro che non mi ha seguito nessuno. Perché sei qui? Che succede? Il commissario Quant mi ha fatto una proposta, vuole che accetti la richiesta dei rapitori. Cosa? Sì. Ha detto che quando i rapitori si faranno vivi devo dire che sono in grado di dargli i 2 milioni che chiedono e devo attenermi scrupolosamente alle loro istruzioni. Vuole catturarli durante la consegna. Come ti puoi procurare il denaro? Il commissario Quant ha parlato con quelli della banca. Come garanzia dovrei dare gli oggetti che sono in negozio e il terreno sull'Avel. E tu cosa hai fatto? Hai accettato? Ho detto che avevo bisogno di un po' di tempo per riflettere, che la faccenda è rischiosa perché se i rapitori capiscono che ho avvertito la polizia possono perdere la testa e in questo caso la vita di Marlis non varrebbe più nemmeno un centesimo. Bravo, hai fatto molto bene.
3 milioni sono senz'altro meglio di uno. Sì, ma è un grosso rischio. Forse sarebbe meglio rinunciare e accontentarci di quello che abbiamo. Potrei sempre dire che i rapitori non si sono più fatti vivi. 3 milioni di marchi. La polizia accetterà le tue condizioni. Perché si tratta di salvare la vita di tua moglie. Harry, noi diventeremo ricchi, ricchi davvero. Sì. Sì, noi diventeremo ricchi. Sì, diventeremo ricchissimi. Ricchi da fare schifo. Ricchi sfondati. Acapulco. Bali. Hawaii. Beverly Hills Hotel. Via Veneto. Parigi. La barca a vela. Il ballo dell'opera. Vienna. Monte Carlo. Rio de Janeiro. Compreremo dei bei vestiti. Saremo felici. È eccitante, eccitante. Sì, il denaro eccita. Buonasera, commissario Quant, sono Markart. Hanno telefonato di nuovo. Sì, i rapitori. Ma non a casa mia, qui al negozio d'antiquariato. Sì, 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 ho detto che posso procurare gli altri 2 milioni. Sì, bene, a presto. Trovavo qui per riordinare alcune cose. Chi ha chiamato non è uno stupido. Devi aver intuito che i telefoni di casa erano controllati e allora hai chiamato qui. Le va di bere qualcosa? No, grazie. Preferisco mantenere la mente lucida. Sì, anch'io, ma questo serve per calmarmi, sa. C'è un pensiero che continua ad assillarmi. È una vera ossessione. Cerchi di capire. La vita di mia moglie adesso ha l'assoluta priorità. Avete preso tutte le precauzioni necessarie? Questo è l'unico problema, signor Markart. Purtroppo non mi hanno dato il numero di agenti richiesto, ma dovremmo tentare lo stesso. Perché quanti agenti ha a disposizione? Purtroppo solo 5, ma penso che possano bastare. Ma come? In un caso di rapimento le danno soltanto 5 agenti? Vede, il mio capo non sa niente di questa operazione. Sto agendo di mia iniziativa. Lui purtroppo non mi tiene molto in considerazione, ma se va tutto bene potrei fargli cambiare idea. Solo 5 agenti. Ma forse è meglio così, troppi agenti potrebbero essere notati dai rapitori. E questo non deve accadere, è una precisa condizione. Sì, naturalmente. Sa che a volte ho la sensazione di leggerle addirittura nel pensiero. E come si dovrà svolgere la consegna del denaro questa volta? Domani alle 21 con una radio e il denaro in una borsa dovrò prendere il metro alla stazione dello zoo in direzione di Strausberg. Alle 21, stazione del giardino zoologico, direzione Strausberg. Ma aspetti, aspetti un momento. Come le ho detto, la vita di mia moglie per me è la massima priorità. Quindi il denaro dovrà essere autentico, niente denaro falso o cose del genere. Se il rapitore ci dovesse sfuggire e si accorgesse di essere stato ingannato, no, potrebbe perdere la testa e Marley... Signor Markart, si fidi di me, il denaro sarà autentico, glielo assicuro. Sì, bene, e che non siano banconote numerate in sequenza, l'ha chiesto chiaramente. Non saranno numerate in sequenza. E c'è un'altra cosa. Guardi le mie mani come tremano. Ho i nervi completamente a pezzi. Non so se domani riuscirò a fare la consegna dei soldi. Se commettessi uno sbaglio, magari una sciocchezza, non vorrei essere io a rovinare tutto. Ho di nuovo la sensazione di leggerle nel pensiero. Provvederò io a fare la consegna. Grazie. Non sei neanche stato tu a proporglielo. Infatti, ha deciso lui stesso di andare al posto mio. Ma adesso viene la parte più bella. Questo commissario è un giovane ambizioso e totalmente inesperto. Vuole fare bella figura e di questo piano il suo capo non sa assolutamente niente. Pensa che ha a disposizione soltanto 5 agenti. Ma è meraviglioso, non poteva andare meglio di così. Lo dico anch'io, meglio di così è impossibile.